Stefano, terza partita. Forse le prime due non sono andate come ci si aspettava. Dico io, forse ci si aspettava una partenza un po' più decisa. Tu adesso magari mi dici no, ascolta la spiegazione. E comunque è, a mio avviso, forse delle tre la più impegnativa questa trasferta con l'Albinelef. Dal punto di vista dei risultati, la partenza è stata, a mio avviso, ampiamente positiva. Abbiamo vinto 3 partite ufficiali su 4, un pareggio, quindi Parlavo del campionato io. campionato, una vittoria, un pareggio, a luce d'ombre, questo è vero, perché abbiamo fatto delle buonissime cose e qualcosa dove si deve migliorare, dove si deve lavorare, però credo che sia una cosa comprensibile e ci sta all'interno di un inizio di stagione. Rispetto alla prima gara l'altro giorno a Crema, ho visto una squadra in crescita sotto l'aspetto del gioco per sicuramente tutto il primo tempo e una grande crescita dal punto di vista caratteriale di attenzione e di determinazione, perché abbiamo portato a casa un risultato importante con un po' di sofferenza, ma lo diciamo spesso che questo è un campionato difficile, che è un campionato dove bisogna saper anche soffrire, bisogna saper portare a casa anche delle partite sporche e non è che poi ci lamentiamo quando succede, lo andiamo a cercare questo. Quindi anche quando vengono partite con un po' di sofferenza e si porta a casa il risultato è un pregio della squadra, quindi è un valore aggiunto questo. Poi sappiamo benissimo che ci sono tante cose da migliorare e lo facciamo, cerchiamo di farlo durante gli allenamenti, la squadra sta seguendo, sta lavorando molto bene e i segnali sono sempre di crescita, dalla prima partita ufficiale fino a quella dell'altro giorno a Crema ci sono sempre stati segnali di crescita. Dove ti aspetti dei miglioramenti? Visto che tutto c'è da migliorare. Ma indubbiamente fisici, qualche ragazzo un po' in ritardo, qualcuno è arrivato dopo, per cui da questo punto di vista c'è da migliorare. La conoscenza anche tra di loro in alcuni reparti sono praticamente nuovi, per cui anche questa è una cosa dove c'è da migliorare e crescere. E poi in generale anche un po' di convinzione di essere una squadra forte, a tratti l'impressione che ancora non ci si renda conto, però ci sono anche gli avversari che ti mettono in difficoltà con grande agonismo, con grande impatto, con grande forza. Anche domenica scorsa la Pergoletese ci ha messo pressione. Domani, come si diceva, c'è una partita tosta perché l'Albinoleffe è una protagonista di questo campionato da tanti anni. Ha fatto anche categorie importanti. C'è dietro una società seria, ambiziosa, e leggevo qualche intervista, loro dicono di aver migliorato la squadra dello scorso anno, quindi indubbiamente ci troveremo contro una squadra che ci metterà del suo per metterci in difficoltà. Noi vogliamo proseguire, come diciamo sempre, questa crescita. In questo momento non siamo nel momento, nel periodo delle conferme, siamo nel periodo ancora dove bisogna migliorare un po'. Domani mancherà Carraro, che tipo di Sì. centrocampo vorrai vedere? Strutturato, veloce? Abbiamo tutte le soluzioni. Quest'anno, rispetto allo scorso anno, prima che arrivassi io, non voglio giudicarlo, ma anche da gennaio in poi, quando sono stato io, rispetto all'anno scorso, quest'anno siamo una squadra costruita sicuramente meglio e con tante varietà. Poi le individualità più o meno spiccate le abbiamo messe dentro e per dirne una, per rispondere alla tua domanda sul centrocampo, lì in mezzo al campo abbiamo gamba, struttura, qualità, corsa, abbiamo un po' di tutto. Poi in base a quello, in base agli avversari, in base alla condizione dei nostri centrocampisti, farò delle scelte. Senti, a me personalmente ti avevo chiesto di Lezza come stavo, tu mi hai detto che era a posto 100%, poi ho visto che hai fatto giocare a Sandonna. Volevo sapere se è proprio una scelta tecnica, perché
Perché Leiza è sempre passato per un giocatore fondamentale, per quello che sa dare di esperienza, di bravura, eccetera. Quindi devo dire, almeno a me, lo è, rimane un giocatore fondamentale, ha attraversato e sta attraversando un periodo un po' così, non di forma al 100%, ma la sta raggiungendo. E poi chi sta giocando in questo momento mi sta dando garanzie, sapendo che comunque Giuliano, come dicevi tu, è un giocatore forte, è un giocatore importante. comunque non è ancora al 100%. No, adesso è a posto. Sì. È a posto. Già le idee chiare, mister, per il centrocampo? Ne abbiamo parlato un attimo fa, però dal punto di vista E degli interpreti. qualche dubbio, un po' di valutazioni le faremo anche oggi pomeriggio nell'allenamento di rifinitura. Allora, rispetto al scorso anno, abbiamo parlato di difesa, di centrocampo, l'attacco hai sicuramente più varietà di scelta. Sì, perché abbiamo numericamente giocatori in più e anche qualitativamente sicuramente giocatori importanti. Ci sarà sempre da fare delle scelte davanti, ma come spesso succede, come ho sempre detto, poi alla fine se si va a vedere i tabellini di tutte le squadre, cambi spesso davanti i giocatori, quindi ci sarà spazio per tutti. E i segnali che ci stanno dando tutti sono segnali importanti. Senti, scusami, torno al centrocampo perché a mio avviso è un po' il fulcro del gioco, forse il reparto che poi dà ordine, eccetera. Pensi di poter schierare Rossi Zonta? Può essere un'opportunità, può essere una soluzione della Latta e Freddy, abbiamo queste soluzioni. Può Quella lì, una. essere una delle soluzioni. Lì c'è il dubbio su chi mettere in campo assieme come coppia. E l'ho detto prima, in base anche agli avversari e da come li vedo in settimana. Mister, l'allenatore dell'Albino Leffe ha detto so dove colpire il Vicenza. Tu hai capito a cosa può riferirsi l'allenatore Non lo dell'Albino so, però Leffe? C'è un punto debole? vedremo domani. Sicuramente ha visto la partita dal vivo, si sarà fatto delle idee e speriamo non abbia ragione lui. E tu sai dove colpire l'Albino Leffe? Come sempre si va a cercare i difetti degli avversari e si cerca di metterli in difficoltà. In questo momento, però, ripeto, siamo in un momento dove dobbiamo pensare soprattutto alla nostra crescita, perché ci sono tante situazioni dove dobbiamo alzare un po' lo standard, perché per vari motivi, come ho detto prima, non siamo ancora omogenei come condizione, come prestazioni di tutti. A quanto siamo, termini percentuali, secondo te? Non lo so, mi piace ragionare che c'è sempre tutto migliorabile, la perfezione non esiste, ma poi alla fine tutto è migliorabile. Noi lavoriamo e ragioniamo tutte le settimane per cercare di correggere i difetti, di migliorare la squadra, di migliorare i singoli. A volte anche di notte ci si sveglia e ci si scrive le cose per non dimenticarsele, quindi è una vita un po' così e noi tendiamo a portare la squadra a che possa essere così il più perfetta possibile, cosa che non succederà mai. Senti, indisponibili a parte, quelli di lungo corso che non stiamo lì, eccetera, c'è Cesare, Carraro, per il Sì, resto hai tutti basta. disponibili. Sì. Che partita ti aspetti domani? Valutando e considerando quello che abbiamo visto dell'Albino Leffe, conoscendo un po' così l'ambiente, è una buona gara, una bella gara dove troviamo contro, come sempre, come in questi anni, un Albino Leffe che sa lottare, che sa vendere cara la pelle, che è una squadra che di solito subisce molto poco, ha anche buonissime individualità, quindi una partita, diciamo così, anche a viso aperto. Noi le prestazioni cerchiamo di farle imponendo il nostro gioco, poi alla fine
dipende anche dagli avversari cosa ti costringono a fare. Poi dobbiamo sicuramente migliorare in alcune cose, ma segnali di crescita ci sono stati in queste gare. Scusa, mi pare che il punto debole finora dell'Albino sia la difesa, ha preso 9 gol in 4 partite, 3 dal Caldiero neopromosso dalla Serie D, che per carità è da rispettare come gli altri. È una cosa un po' strana, perché loro di solito subiscono veramente molto poco, e vedendo un po' così anche la partita contro l'Arzignano, in effetti hanno rischiato poco, hanno preso gol su una palla inattiva e poi qualche situazione, qualche soluzione, però come tante squadre in questo periodo qui c'è da trovare un equilibrio. Non siamo gli unici a dover rimettere assieme un po' giocatori nuovi e ripartire. Senti, l'ultimissima domanda, della Morte come sta? Della Morte sta bene, è un giocatore che per noi è importante, lo sappiamo. Non mi va nemmeno che ci si aspetti tutte le partite sia decisivo, e mettergli addosso questo macigno che che tutte le partite deve essere decisivo e determinante. A volte può succedere come a Crema, dove fa una partita sufficiente e si mette a disposizione della squadra, anche correndo, anche dando una mano ai compagni. Poi è chiaro che le sue qualità ci portano a pensare che possa essere sempre decisivo, ma a volte fa anche la partita, diciamo così, da giocatore di Vicenza, di uno degli undici. Quindi l'altro giorno Crema ha fatto una partita di grande volontà, poi gli è mancata sicuramente un po' di lucidità, ma conosciamo le sue qualità, però non mi va nemmeno di continuare a dire e aspettarci che lui tutte le volte ci risolva la partita, insomma.